mia madre, non essendo più autosufficiente, viene a vivere con noi a Roma assieme ai miei due fratelli. A questo punto io comincio a vivere delle difficoltà. Una era gestire il rancore che io avevo nei suoi confronti rispetto all'infanzia vissuta con lei, e il gestire la malattia, la sua patologia, significava dei controlli, delle attenzioni particolari. Mi mancava il fare qualche cosa, sinceramente. Io non è che sono sto mostro d'attività, però stare senza far niente dalla mattina alla sera è veramente deprimente. Sono arrivata a 14 anni così, in una situazione in cui mi ero costruita una gabbia. Una gabbia così grande da non poterne più uscire. E ho iniziato a mangiare sempre di meno, arrivando così a entrare in una malattia che è quella dell'anoressia. Bentornati amici sulla via di Damasco. Noi incontriamo sempre tanta gente, ragazzi, adulti, e nell'ascolto ci capita spesso, quasi sempre, di raccogliere dei gridi di speranza. Ci capita di incontrare persone che hanno superato le loro difficoltà, ci capita di incontrare ragazzi alla ricerca di qualcuno che li aiuti. Ecco perché la puntata di quest'oggi noi la dedichiamo proprio all'ascolto di chi si trova in difficoltà, e ad aiutarci non potevo che chiamare un amico da lunghissima data, dagli anni in cui giovane prete ero in Africa, che si occupa come psichiatra, come esperto della psiche umana. Sto parlando del professor Andreoli, che ringrazio con tutto il cuore. Grazie. Per aver accettato di venire qui sulla via di Damasco, anche perché gli devo un grazie particolare, amici telespettatori. Voi non lo vedete spesso in televisione perché non ama andare, però noi abbiamo un legame di amicizia che da lunghi anni ci unisce, per cui gli sono particolarmente grato. Grazie allora per essere venuto qui oggi. Già dalla copertina, come avrai potuto vedere, tocchiamo aspetti diversi, ma che in fondo sono un po' la fragilità, e c'è qualcosa che mi colpisce anche in uno dei tuoi ultimi libri, questa particolare attenzione che tu poni alla fragilità, alla debolezza che può diventare una risorsa. Sì, la fragilità, che è una caratteristica esistenziale dell'uomo, non è un difetto. La fragilità è avere il senso del limite, è il sapere che una vita che sta svolgendosi in un certo modo trova degli intoppi, perché non è possibile programmarla. L'uomo può decidere, ma deve sempre confrontarsi con il mistero, con qualcosa che non si conosce. E quindi, ecco, ciò che può cambiare la vita, renderla molto più difficile. Ed è proprio nella difficoltà, nella fragilità, che però si capisce chi è l'uomo e ti viene anche voglia di aiutarlo. La parola fragilità sembra quasi onomatopeica, cioè dà l'idea di qualcosa che si rompe facilmente. Guarda, si può pensare, io l'esempio lo trovo sempre nei bellissimi vasi di Murano. Tu sai che sono bellissimi, colorati, hanno una parete molto sottile, e per cui se tu lo tocchi in qualche punto si frammenta, va in tanti pezzi. Allora uno potrebbe dire, ma non è così che si fa un vaso. Invece proprio quella fragilità si lega anche all'eleganza, alla caratteristica delle forme. Insomma, io tenderei a dire che la fragilità si lega anche alla bellezza dell'esistenza umana. Vedi, e va distinto dalla debolezza, perché la debolezza si contrappone al potente. Il debole è colui che manca di forza, di potere, mentre la fragilità è avere consapevolezza dei limiti che l'uomo, che ogni uomo può incontrare. Vedremo insieme delle storie che raccontano un po' quello che stiamo dicendo. E la prima è proprio questa: sono degli invisibili per la gente che li incontra per strada, magari non esistono, ma è possibile però che un imprevisto cambi la vita. Quel
quello che fa male è il giudizio negativo che si legge negli occhi delle persone prima ancora che parlano. Cioè tu sei finito in quella situazione che l'hai voluto tu. Allora la gente dimostra innanzitutto ignoranza e scarsa sensibilità. Ogni storia è diversa da quella di un altro, quindi bisognerebbe andare in profondità per capire uno perché ha fatto quella fine. Sì, è vero, vogliono sapere la tua storia, chi sei, come mai, pure quando vendi i giornali o si ferma. Però sono poche le persone che vogliono sapere per confrontarsi con la mia storia. Invece altre persone lo fanno per dopo avere un giudizio su di me, e io me ne accorgo. E questo fatto a me mi dà fastidio, perché il giudizio uccide, secondo me. Ci sono ancora delle persone che dicono una frase irritante, che andate a lavorare. Come se noi stessimo magari chiedendo l'elemosina. È il portaviscar del tennis, è il parlava de perle, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Scarpe del tennis è nato in un clima culturale a metà degli anni 90 che traeva ispirazione da esperienze nel mondo anglosassone e che vedeva i giornali di strada come risposta possibile, nuova, originale ai bisogni delle persone senza dimora gravemente emarginate. Caritas Ambrosiana si incaricò di dare continuità al progetto, l'ha sviluppato nel corso degli anni. Il progetto è poi divenuto un progetto di portata nazionale grazie al supporto di Caritas Italiana, che l'ha proposto e irradiato in tanti territori del nostro paese. Oggi è diffuso, venduto e scritto in 13 città, in 13 diocesi d'Italia. Era passato qualche anno dalla perdita del lavoro, scendendo, che ci vuole un po' di tempo naturalmente, cominci a diventare inaffidabile, poi sei insolvibile, poi poco prima di diventare invisibile cerchi di non finire letteralmente per strada, ma finisce al dormitorio pubblico. Ci sta poco da fare. E c'è a chi gli sta bene, a chi non gli sta bene, e quindi cerchi di fare qualche cosa. Capita di incontrare qualcuno che ti dice: beh, qua c'è un giornale, vuoi fare un giornale? Ma suora Aurelia, non so se... tanto non c'è da fare pubblicità. Se no mi hai detto: vieni che c'è un giornale da fare, c'è bisogno di te. Mi ha fatto pure sentire meglio questa cosa, anche moralmente, certamente. Ciascuno deve avere la possibilità di viaggiare sulle proprie gambe. Noi possiamo accompagnare per un periodo, per un pezzo di strada, il percorso di vita delle persone, cercando di renderli autonomi rispetto al bisogno, cercando di riattivare quei talenti, quelle capacità che sono in ognuno di noi. E questo, secondo me, è una parte fondamentale che bisogna riattivare attraverso il lavoro di Scarpa: la fiducia in sé, la convinzione che posso prendermi degli impegni, mantenerli, realizzare qualcosa che è riconosciuto e apprezzato dagli altri. Fare qualcosa, occuparsi di qualche cosa, scrivere, che mi è sempre piaciuto, è bello. Vendere è un po' più impegnativo, veramente bisogna imparare. Cioè, vedo negli occhi della gente che va dai 30 ai 60, quelli che stanno in pericolo, e sono attenti, li vedo attenti, mi stanno a sentire, gli faccio capire che potrebbe succedere pure a loro, senza pietà. Perché in quei pochi minuti cerco di spiegargli, di raccontargli cosa può succedere se non stanno attenti. E che anche la seconda cosa, che anche nella disgrazia, nella caduta, nel tonfo, se ti rimbocchi le maniche e trovi le persone giuste, c'è qualcosa da fare, c'è qualcosa che puoi sempre fare. Sulla strada camminano tutti, è un luogo di incroci, ecco, da questo punto di vista, e quindi aperto a tutti, ognuno con le sue specificità. C'è chi deve derivarne un aiuto, c'è chi un aiuto può dare, ma tutti ci si incontra. Questa è la cosa positiva di un progetto come questo, e si cresce in umanità.
Questa storia è interessante. Mi pare che di poter cogliere una parola guida, non so, fiducia, recuperare fiducia. Un po' questo il senso. Tu da esperto, cosa ci puoi dire? Sì, mi pare che il punto, il pericolo è l'abbandono, che è diverso dalla solitudine. Che l'abbandono sei solo, ma perché attorno non hai nessuno, è come se tu non esistessi. Come essere trasparenti, tu giri, ma nessuno ti vede. Invisibile, insomma, agli occhi degli altri. Invisibile. Ed è drammatico, perché tu senti dentro di te che sei un uomo, che hai delle esigenze, e tu pensa che la prima esigenza non è di ricevere, ma di dare. Le persone abbandonate vorrebbero qualcuno per esprimere loro amore, mentre noi siamo sempre convinti che aspettino da noi qualcosa, perché c'è l'elemosina, che è questo gesto superficiale in fondo, perché è quello che ti fa dare una monetina, che poi non è qualcosa di te, ma è qualcosa, è un oggetto che tieni in tasca. Ecco, quindi da una parte c'è il pericolo dell'abbandono, di non esistere, di non esserci, e dall'altro c'è invece la possibilità di essere ascoltato. Perché noi siamo degli animali sociali, abbiamo bisogno dell'altro, fin dal primo momento in cui tocchiamo questa terra c'è bisogno della madre con cui ti attacchi. Perché... Quindi noi parliamo spesso di io, l'io, ma in realtà non esistiamo mai soli. Ecco, dovremmo parlare più del noi, del qualcuno che ti ascolta, e solo ascoltandoti, senza dire niente, però dà la dimostrazione che tu esisti. Immagino che ti capita di incontrare tanti genitori che magari lamentano una difficoltà di rapporto con i figli o delle tra di loro. Sai, io sono genitore e anche nonno, Allora, ma che cosa direi a dei genitori che sono in difficoltà tra di loro nel rapporto con i figli? Ecco, vedi, un genitore di fronte ad un figliolo che si comporta male, un padre, gli devi dire: io non accetto che questo tuo comportamento, non lo condivido, perché va contro i miei principi. Hai fatto una cosa che non va fatta, e tu puoi mettere dentro tutto quello che vuoi delle cose che si fanno oggi non accettabili. Però ricordati che qualsiasi cosa tu faccia, qui c'è sempre tuo padre e tua madre che ti vogliono bene. La risposta sola, la unica risposta che i genitori possono dare, non è né sulla giustizia né sul buon senso, ma sull'amore. Dire: io non condivido ciò che hai fatto, però sono tuo padre e ti vorrò sempre bene, quindi io sono qui come padre. Hai potuto vedere che questo atteggiamento viene recepito, viene recepito facilmente ed ottiene dei risultati. Certo. Ma sì, perché vedi, noi usiamo sempre un linguaggio complicato, un linguaggio delle responsabilità, delle leggi, del lavoro, il dovere, certo, tutte cose importanti, ma il linguaggio in famiglia, il linguaggio tra un padre e un figlio deve essere quello dell'amore. Cioè deve essere quello di dire: io ti voglio bene, che vuol dire io ho bisogno di te. I padri dicono sempre: ah, i miei figli hanno bisogno di me. Ma tu hai bisogno di questi figlioli? È solo in questo modo che si riallaccia il linguaggio dell'amore. Permettimi, siccome parliamo troppo, anche nell'amore si può stare in silenzio. Grazie. Abbiamo parlato di rapporti tra genitori e figli, e ora vediamo la storia di una ragazza. Una malattia che come un vortice trascina le ragazze, soprattutto sempre più in basso. Si comincia con il dimagrire, sai già dove voglio arrivare, e poi l'anoressia. La mia storia è una storia di una ragazza che all'età di 14 anni si è ammalata di anoressia. È un apice di un disagio molto forte. Fin da piccola io ho vissuto un'esperienza in famiglia, un'esperienza di disagio in cui i miei soffrivano molto di una non comunicazione. Sono arrivata a 14 anni così
in una situazione in cui mi ero costruita una gabbia così grande da non poterne più uscire, e ho iniziato a mangiare sempre di meno, a mangiare una volta al giorno, a mangiare e andare nel bagno e rigettare tutto quello che avevo mangiato, e poi sempre di più a mangiare sempre di meno, arrivando così a entrare in una malattia che è quella dell'anoressia. Una malattia che non auguro neanche al più peggiore dei miei nemici, perché ti ritrovi sola e ti ritrovi nella disperazione più totale. Vedevi le modelle che erano costrette ad avere una taglia che era la 38, c'era l'inizio delle diete fai da te, c'era l'inizio in cui tutti i giornali mettevano queste modelle estremamente magre, estremamente perfette, ed io mi ritrovavo praticamente di fronte a questa malattia, di fronte a questo pensiero continuo del cibo, di come dimagrire, mi ritrovavo che c'era una società attorno a me che mi riportava sempre di più in questo bisogno estremo di essere magra per poter essere accettata. Questa malattia è durata così fino ai 22 anni. In una spirale, una spirale di morte, provavo in tutti i modi a rialzarmi, provavo a mangiare e poi avevo paura, mi sentivo in colpa. Ero io che ero il gendarme di me stessa, ero io che dicevo: Ilaria, prova a vivere, però allo stesso tempo quell'altra parte che mi diceva: no, non farlo, perché l'amore è vulnerabilità, l'amore è dolore. E tu non sei capace di soffrire e non vuoi farlo. E quindi ho cominciato a vivere così, per metà. Una parte di me cresceva e l'altra parte rimaneva bambina. E poi finalmente, dopo aver visto tante persone morire, come una donna, una madre che ho incontrato un giorno al mare, e a fianco a me, una donna consumata, credo che pesava neanche 30 kg, con due bambini a fianco. Due bambini bellissimi. Io ho guardato gli occhi di loro e mi sono... è come se è arrivata una lancia che mi trafiggeva il cuore. E guardavo lei. E quando la guardavo dicevo: mamma mia, ma può essere che... è possibile che non ti accorgi che c'è delle vite vicino? Ma come fai a morire così? Ed è stato questo che mi ha... è come se sia stata una mano da Dio che mi ha capovolto. Ho detto: mamma mia, forse così diventerò anch'io. E allora mi sono talmente spaventata, ho avuto paura di quello che stavo per diventare. Ed è stato quello, il là per cominciare a cambiare. Ho sempre pensato che l'amore non poteva essere unito al dolore. Ho sempre pensato che l'amore dovesse essere diviso da ciò che era la croce. Ed era per questo che non mi ritrovavo bene nel mondo. Perché purtroppo la vita è amore e dolore. Non c'è separazione in queste due realtà. Questa è stata l'esperienza più bella, quando ho capito che nel dolore era possibile l'incontro con la gioia. Senz'altro interessante la storia di Ilaria, che immagino non sia l'unica e che nella tua professione di psichiatra ne incontri parecchi. Una prima domanda subito: sono anoressiche le donne in genere, ma ci sono anche dei ragazzi? Sì, un tempo pensavamo che colpisse solo le ragazze, le donne. Il 10% adesso delle anoressie si lega invece al sesso maschile. Nel libro che tu hai scritto, uno dei tanti tuoi libri, sono sempre molto seguiti, interessanti i tuoi libri che nascono da una esperienza vissuta nell'uomo di superficie, parli della concezione del cibo come male. Sì, io credo che un po' questa storia, ma che si lega un po' alla condizione dell'uomo di oggi, quasi una condizione antropologica, vuole apparire subito e quindi dà importanza a quella che io chiamo proprio la superficie, la cute, le forme, la bellezza esteriore, quella che si vede. Ecco, ed è questa bellezza che oggi colpisce le top model, che colpisce perché il successo è qualcosa che deve essere immediato, e allora ciò che percepisci di immediato in un'altra persona è la sua superficie, e quindi tutta l'attenzione è rivolta al viso, alla cute, il cibo che alteri un poco la cute, la superficie, e finisce per diventare un tossico. Però quello che voglio dirti è che questa malattia innanzitutto
mi sembra che sia un messaggio positivo. Qui è una storia che finisce bene e quindi l'anoressia è una malattia seria ma che può guarire. Questo deve essere il messaggio da dare. Ma allora, e qui il problema è quello di non lasciarsi trasportare dalla superficie, dall'essere belli, dai modelli. E qui non sono le ragazze, è una società sciocca che mostra solo appunto il successo subito e il successo legato, soprattutto per le ragazze, ma anche per i ragazzi. Ma oggi sempre di più anche per i ragazzi, no? Io adesso faccio la parte un po' dei nostri telespettatori, perché mi viene da dire, ma siamo perché la pensiamo allo stesso modo, siamo un po' profeti che crediamo nel deserto, perché la propaganda, la pubblicità, il sentire comune mi pare che viaggi nell'altro senso proprio. Ma è un errore. Certamente, voglio dire, sarà una scelta straordinaria dal punto di vista produttivo, manageriale, ma non è certo rispetto a quelli che sono i pericoli di un mondo giovanile. Allora dobbiamo decidere tra mercato e educazione. Qual è il costo di una persona anoressica che è vicina a morire? Perché vedi, noi diciamo sempre che l'anoressica diminuisce di peso, ma tu devi pensare che la caratteristica principale dell'anoressica è che si provoca il vomito. Ci sono ragazze che si provocano il vomito con le modalità che adesso non ti sto a ricordare, 30, 40, 50 volte al giorno. È una sofferenza distruttiva. Allora, voglio dire, se noi guardiamo ai temi educativi, questo è un messaggio per i giovani che è sbagliato. Però io non voglio sostenere che le top model sono la causa dell'anoressia, tu mi capisci? Certo, ma è certamente questo uno stimolo, assieme a tanti altri aspetti che poi costituiscono questa figura, diciamo, malata, questo periodo di malattia, ma che però danno un contributo che è assolutamente insopportabile. Proseguiamo nella nostra riflessione e tutto, stiamo parlando di disagio e come hai sottolineato prima, noi cerchiamo di far vedere, di mostrare che il disagio può essere superato. E com'è la storia di Alessandro che esce dal suo disagio, che nasce dentro la sua famiglia? Io sono Alessandro, sono un ragazzo di 33 anni e sono nato a Trapani. E la mia infanzia è stata un po' complicata, mia mamma ha sofferto di depressione che poi sfocerà in schizofrenia, aveva un eccessivo esigenza di decontaminare, quindi pulire, disinfettare qualunque cosa entrasse in casa, quindi questo comportava che tutte le volte che andavamo a scuola e rientravamo da scuola dovevamo fermarci con uno straccio davanti alla soglia del corridoio per appunto procedere con questa decontaminazione, quindi pulire i libri, la cartella che arrivava da scuola e poi lavarci noi, insomma. Questo comportava ovviamente anche la difficoltà di avere delle relazioni, perché una volta entrati a casa non uscivamo. Non uscendo spesso di casa, ci rifugiavamo nella spontanea e credo risorsa che era appunto il ridere, l'umorismo, rispetto a una grossa difficoltà. Ho deciso di, dopo la fine degli studi del liceo, di trasferirmi a Roma e quindi comincio a fare anche dei piccoli lavoretti come call center o lavori simili. Negli anni alla fine divento quasi un esperto di call center e fino ad offrirmi un contratto a tempo indeterminato. Dopo circa 10 anni da questo contratto viene a mancare mio padre. Mia madre, non essendo più autosufficiente, viene a vivere con noi a Roma assieme ai miei due fratelli. A questo punto io comincio a vivere delle difficoltà. Una era il gestire il rancore che io avevo nei suoi confronti rispetto all'infanzia vissuta con lei e il gestire la malattia, la sua patologia, significava dei controlli, delle attenzioni particolari. A questo punto io comincio a mettere insieme dei pezzi, comincio a dire non è possibile che la vita di una persona debba essere questa sofferenza senza nessuna via di fuga, via di uscita.
cominciato a cercare su internet e ho visto che c'era anche esisteva anche il clown dottore. È il momento migliore per capire cosa c'è da ridere in una situazione di difficoltà, di sofferenza. Faccio un percorso formativo con la Federazione Internazionale Ridere per Vivere e un corso come volontario del sorriso a Roma. È stato un percorso formativo molto interessante e molto bello che mi ha completamente, che ha rivoluzionato un po' il mio modo di vedere le cose. In questi 2 anni quindi ho meditato, scelto di licenziarmi. Proprio con il forte desiderio di voler creare valore nella mia vita. A questo punto io vengo a conoscenza del progetto La Terra del Sorriso. Il progetto nasce dalla Federazione Internazionale Ridere per Vivere, la federazione di clown dottori. I clown dottori lavorano sulle emozioni, quindi sono dottori di emozioni se vogliamo. Ciò che fa il clown dottore è quello appunto di portare le buone emozioni, il riso e il ridere all'interno degli ospedali, delle case di cura, anziani, addirittura nelle carceri. Lavora sull'ascolto, lavora sull'empatia, lavora sul guardare la parte sana della persona, del malato. E tutto questo porta a rinforzare il sistema immunitario di chi riceve questo intervento. Tutte queste esperienze alla fine mi portano a guardare con occhi diversi la relazione che ho con mia madre. E tutto il rancore che io ho avuto per lei in realtà adesso sento che si è completamente disciolto. A quel punto io ricominciavo a riconoscere un amore, un sentire sincero nei suoi confronti. Il mio desiderio più grande è proprio che tutti possano sperimentare una gioia immensa dalla vita, la possibilità che tutti noi abbiamo di trasformare qualunque cosa ci avviene nella vita nella gioia. È senz'altro interessante e positiva l'esperienza che Alessandro ci racconta, ma ho una domanda precisa. A un certo punto dice che il sorriso aiuta ad aumentare le difese immunitarie. È verissimo. Si è scoperto che anche il buon umore, insomma, cioè il ricercare l'aspetto positivo, essere positivi, ha una funzione proprio biologica che è quella di stimolare l'attività del sistema immunitario che, pensa, è quello che viene depresso nella depressione. Cioè la depressione, che è lo stato contrario, in qualche modo blocca il sistema immunitario e quindi è più facile ammalarsi anche fisicamente. Insomma, la nostra mente si lega al corpo e il fatto di vedere positivamente la vita ha un vero effetto di difesa. Si è più forti rispetto alle malattie infettive. Siccome il sistema immunitario è anche quello che regola la moltiplicazione cellulare, si è trovato persino che le persone che sono di un buon umore finiscono per essere più resistenti persino alle forme tumorali, che come sai sono una moltiplicazione irregolare delle cellule. Ma poi pensa al sorriso. Se noi, uscendo nella strada e trovando una persona, facessimo un sorriso invece di quel ghigno che riusciamo a tirare fuori, insomma, sono sempre gli stessi muscoli, basterebbe rilassarli invece che tirarli, insomma. Un sorriso, pensa che è solo l'uomo che sorride. Quanto il sentimento religioso aiuta, quindi la fede, aiuta a superare le difficoltà del disagio e a fare della fragilità, con cui abbiamo iniziato la nostra trasmissione, una risorsa? Beh, sai, la speranza è una terapia, perché sperare vuol dire che domani sarà diverso da oggi, ma già affermare questo cambia anche la vita adesso. Ora, se la vita religiosa è qualche cosa, è un riferimento che dà speranza, perché ti dice, ma ricordati anche tu che sei ultimo, poi sarai invece il primo. Mi pare che un certo signore di Nazareth l'abbia espresso bene questa Dio idea. Dio fatto uomo. Ecco, quindi voglio dire, la speranza è terapeutica e credo che Dio possa essere una speranza. Forse è l'unica immagine del potere accettabile. Io degli uomini Dio proprio non ho alcuna fiducia e non nutro nessuna speranza. Però ha fiducia di un Dio che si fa uomo.
Grazie, grazie, grazie professor Andreoli. Termina qui la nostra trasmissione. Come sempre vi do appuntamento a sabato prossimo sulla via di Damasco, Rai 2, alle ore 10:30. Ed ora, buona domenica. Grazie infinite, grazie al professor grazie, Andreoli. Grazie, grazie. Grazie.